Ciao a tutti, mi chiamo Giulio e sono un padre di famiglia e sono anche un uomo. Sfortunatamente come tale ho avuto meno diritto a vedere il mio bambino appena nato, ciò mi ha portato a scoprire tardi alcune cose che avrei potuto evitare. Questo canale mi ha dato l'opportunità di raccontare la mia storia. Ho chiesto al creator quindi se fosse possibile raccontarla in modo completo, dall'inizio alla fine, così da farvi comprendere. Nel 2010 lavoravo per un'azienda importante a Milano, una di quelle che ti permettono più o meno di fare carriera, quindi ero sommerso dal lavoro. All'inizio sembrava il mio futuro sarebbe stato lì, ma da lì a un anno avrei invece scoperto che il mio futuro sarebbe stato da un'altra parte. In quel periodo io e mia moglie, Carlotta, stavamo per avere il primo bambino, una femminuccia, che avremmo chiamato Lucia. In onore della nonna di Carlotta, una persona a cui lei voleva molto bene, ma è che è venuta a mancare, ecco. Comunque prima di conoscerla ero proprio un ragazzino abbastanza stupido, possiamo dire. Non mi impegnavo tantissimo a scuola. All'età di 15 anni i genitori mi mandarono in una scuola preparatoria speciale. Loro sono ricchi e potevano permettersi questo e altro. Però proprio questa ricchezza è stato il fardello della nostra famiglia. Vivevamo a Torino, in periferia, e mio padre aveva la sua azienda di vini. Un'azienda non molto grande ma che comunque fatturava quasi 3 milioni l'anno. Lui pensava però solo e soltanto al lavoro. Io e mia mamma eravamo a casa ad aspettarlo ogni singolo giorno, chiedendo se sarebbe tornato almeno per cena. Mamma mi ha detto che ha ereditato l'azienda dal nonno, ma che a causa di ciò tanti gli hanno sempre detto che è un ereditiero e basta, niente di più, niente di meno. Perciò, per far vedere che non era un buon a nulla, ha sempre cercato di impegnarsi il più possibile, dimenticandosi quasi della famiglia. All'inizio però non era così. I primi tempi in cui aveva ereditato l'azienda era addirittura d'arrivo loro figlio, cioè io. Era spesso a casa perciò e si preoccupava molto della salute di mamma e alla minima cosa lasciava l'ufficio. È dopo la mia nascita che ha cominciato a lavorare come un matto. Diceva sempre: voglio mio figlio abbia un padre ricco e potente, ma né a me né alla mamma importava di ciò. Volevamo solo vederlo a cena un po' più spesso, ma così non è stato. Da lì mamma ha cominciato a bere e rinchiudersi in se stessa. Praticamente avevo perso entrambi i genitori. In casa mi rinchiudevo da solo e studiavo, almeno ci provavo, ma la situazione era tragica. Non riuscivo a concentrarmi per più di 2 minuti. Papà, quando tornava a casa, spesso si metteva a litigare con mamma, chiedendole dove fosse stata e con chi. Insomma, un vero casino, come avrete capito. Cioè, i miei voti erano scesi molto e mi mandarono in questa specie di collegio. Per me però era un modo per liberarsi del figlio di troppo in casa. E ancora oggi diciamo che più o meno penso sia stato così. Ma lì non era poi tanto male. Durante il periodo ero spesso da solo isolato, ma ciò non mi scoraggiò. Anzi, la ritrovata pace mi aiutò negli studi e passai a pieni voti tutti gli esami finali. Quel periodo poi mi sentii libero da ogni peso. Ma poi durante l'inizio dell'università è cominciato un altro periodo oscuro. Ritornato a casa, prima di tutto mi sono ritrovato in un ambiente familiare diverso. I miei genitori nemmeno si guardavano più negli occhi, erano felici di rivedermi, ma c'era qualcosa di diverso e non capivo bene cosa. Finché non mi hanno detto una settimana più tardi che stavano per divorziare. Alcuni figli prendono queste cose molto seriamente e cominciano a farsi domande su cosa faranno, con chi staranno e se i genitori torneranno mai insieme. Quest'ultima parte è la parte più importante. Rivedere i propri genitori insieme è il desiderio nascosto e più vivo di quei figli, ma non il mio. A me interessava quasi nulla, anzi mi sentivo sollevato, non mi chiesi nulla, né dove sarei stato né cosa avrei fatto per risolvere la situazione. Ero contento. La notte infatti dormii con il sorriso. Finalmente non avrei più sentito quelle urla e quelle litigate a notte fonda. Le settimane seguenti furono difficili per loro, ma non per me. Io affrontai tutto con serenità e decisi di stare con mamma. Dopotutto papà aveva scelto il lavoro e probabilmente per molti anni non sarebbe cambiata la cosa, o almeno era quello che pensavo. In realtà non è mai cambiata la situazione. Lui accettò la mia decisione, ma ogni weekend sarei dovuto tornare a trovarlo. E così feci. La mia vita universitaria divenne un po' movimentata. Dal lunedì al venerdì ero in costante studio e cercavo di prendere i migliori voti possibili. Dopodiché il weekend andavo a trovare mio padre, che voleva però a tutti i costi insegnarmi gestione aziendale. Voleva ereditarsi il suo impero, ma sapete la verità, a me non è mai interessato. Lo ascoltavo per fargli un piacere, ma niente di più. Con mamma però ero felice, molto felice, e anche lei aveva ripreso a vivere come si deve. Aveva anche conosciuto un uomo, un certo John, di origini americane, e insieme si trovano benissimo. Più ci parlavo con questo John, e spesso mi sembrava quasi di parlare a un ragazzino, per quanto semplice e aperto fosse.
Comunque sia, a cui arriva invece la parte più interessante. All'ultimo anno di università conobbi lei, Carlotta. All'inizio la trovai davanti alla stazione degli autobus, spaventata da qualcosa. Nessuno studente però sembrava volerla aiutare e mi chiesi come mai. Anzi, lo chiesi a una persona vicino alla fermata. Cos'ha quella ragazza? Perché si comporta così? Loro mi dissero che Carlotta aveva problemi mentali e che a volte vedeva cose che non c'erano e per questo motivo le persone stavano lontane da lei. Ma non capii bene che tipo di problemi mentali. Saputo ciò, comunque decisi anche io di starle alla larga. Ma il mio destino sembrava quasi incrociarsi col suo, spesso e volentieri. Il giorno seguente la trovai da sola a piangere. Non c'era nessuno intorno e qualcosa mi disse di farlo e la salutai chiedendole come mai piangesse. Appena ebbe alzato lo sguardo, vidi una ragazza meravigliosa e me ne innamorai. I suoi occhi erano azzurri come il cielo e sembrava avere una luce che non avevo mai visto in nessun'altra fino a quel momento. Avevo avuto un paio di ragazze, ma niente di eccezionale, relazioni brevi che finivano in un batter d'occhio. Comunque lei mi spiegò che era triste perché la sua migliore amica l'aveva abbandonata. Tutto ciò a causa della sua malattia, che a volte le faceva vedere cose che non c'erano. A quanto pare prendeva delle medicine, ma in quei momenti, in quei giorni, si era dimenticata completamente. Perciò aveva avuto degli attacchi anche di panico e la migliore amica aveva ritenuto la situazione troppo difficile per poi andarsene via. Io lì pensai che non era poi una grande amica se se n'era andata nel momento più difficile. Da lì la ascoltai ogni giorno, la ritrovai sola a mangiare su una panchina ogni singolo giorno di università. L'ultimo si concluse più in fretta del previsto e infine un giorno si dichiarò a me. Esatto, Carlotta si dichiarò. Voleva stare con me. E io fui sorpreso. Nessuno mi aveva mai fatto una dichiarazione. Sembrava proprio una persona d'altri tempi. Accettai perché anch'io avevo cominciato a provare qualcosa per lei, sia chiaro. Dissi subito di sì. Da lì cominciai a cambiare la mia vita. Mi feci coraggio e dissi a mio padre che non volevo la sua azienda. Ci rimase molto male, ovviamente, e pensai che non mi avrebbe più parlato, ma alla fine, dopo qualche settimana di silenzio, le cose tornarono normali. Lui aveva anche già trovato qualcuno a cui lasciare l'azienda, in realtà aveva sospettato da anni che non mi piacesse fare gestione aziendale con lui. Perciò si era preparato. Il nostro rapporto fu, dopo tanto tempo, normale e sereno, come quello che dovrebbe sempre esserci tra un padre e un figlio. Comunque io trovai lavoro a Milano in una prestigiosa azienda e decisi di trasferirmi con Carlotta, che lavorava invece da casa, quindi era più semplice per lei. Ma se i genitori le dissero solo di fare molta attenzione alle medicine e solite cose, erano persone per bene, amano veramente loro figlia. Hanno sempre cercato di proteggerla in ogni modo dal mondo esterno, perché non trovavano mai una persona a cui affidarla. Ma ora c'ero io, poteva stare tranquilla. E anche loro potevano stare tranquilli. Era ciò che pensavo, ma le cose divennero molto difficili da gestire. Non i primi tempi, i primi anni affrontai ogni cosa pur di stare con lei. A volte aveva degli attacchi. Altre volte dimenticavo le medicine, altre la ritrovavo fuori casa a fissare il vuoto, ma sapevo come comportarmi. Infatti, 5 anni dopo, finalmente, riuscii a stabilizzarla, diciamo. Eravamo riusciti insieme a sconfiggere quella malattia, o meglio, a relegarla da un'altra parte nella sua testa. E la routine che avevamo creato le permetteva di vivere in modo sano. Arriviamo quindi al matrimonio. Eravamo molto felici, ci sembrava il momento. Eppure scoprirò più avanti che forse era stato troppo presto. Dopodiché anche al lavoro le cose andarono sempre meglio e ottenni una promozione. Divenni capo ufficio e cominciai a gestire dei dipendenti sotto di me. Le mie responsabilità aumentarono a dismisura e quindi mi ritrovai più fuori casa che dentro. Carlotta era incinta e fu una delle cose più belle della mia vita. Ma sfortunatamente il lavoro mi tenne abbastanza lontano in quel periodo. Carlotta però aveva la vicina di casa e altre persone ad aiutarla e mi disse di stare tranquillo. Eppure di problemi in quei 9 mesi ne erano venuti fuori tantissimi. Ad un certo punto Carlotta smise di prendere le sue medicine e me ne accorsi. Quando le chiesi il motivo, lei disse che era per il bene del bambino, e in effetti non aveva tutti i torti. Ma proprio per questo motivo i medici le avevano dato delle medicine meno potenti da assumere poche volte al mese, fino alla fine della gravidanza. Ma lei non voleva. Litigammo molto, e infine però la convinsi a riprendere le medicine. Ma i 9 mesi successivi mi sembrò sempre molto strana e decisi di prendermi il 9° mese per stare vicino a lei. Quanto pare al direttore non piacque molto la cosa, comunque, e decise di togliermi delle responsabilità, ma lo accettai. Dopotutto non volevo finire come mio padre. Infine venne alla luce la piccola Lucia. Da lì ricominciai a lavorare perché avevo finito il mio congedo di paternità, che era stato veramente breve. Essendo un uomo avevo diritto a malapena a 2 settimane. Mi ero giocato anche le ferie per stare insieme a Carlotta e ora ero più impegnato che mai.
ma decisi di stringere i denti e lavorare sodo per dare un bel futuro a Lucia. Ogni giorno tornavo la sera, stanco e distrutto a casa, ma vedevo Carlotta felice e Lucia sorridere. Per mesi andai avanti così, pensando le cose sarebbero sempre state così, pensando poi che lavorare mi avrebbe aiutato a dare un futuro migliore alla mia famiglia. Ma capirò che stare lontano dalla famiglia non era il modo giusto. Un giorno, ritornato a casa, trovai il flacone di medicine di Carlotta in bagno, buttato a terra, con tutte le pillole sparse. Le chiesi cosa stesse succedendo e mi disse che non voleva prendere le vecchie medicine. Erano troppo forti e le sembrava di stare fuori dalla realtà. E per di più, voleva allattare sua figlia e perciò non voleva assolutamente che le medicine rovinassero il latte materno. Cominciammo a litigare perché il dottore aveva detto che era meglio evitare l'allattamento dopo i primi mesi, perché per stabilizzare la mente di Carlotta ci volevano quelle medicine. Per una settimana continuai a lottare con lei per convincerla a riprenderle. E per una settimana chiesi alla vicina di passare in casa per tenerla d'occhio, e lei notò come a volte si spegnesse, ma finalmente riuscì a convincerla a riprendere le medicine. Passò circa un mese, e un'altra sera, ritornato a casa, trovai Carlotta ad allattare Lucia. All'inizio non ci feci molto caso. Quei 3 giorni non aveva preso le medicine, su consiglio del medico, proprio per poter allattare. Ma dopo essermi avvicinato, notai una cosa terribile. La bambina aveva il collo leggermente viola. Chiesi a Carlotta come mai. Ma lei non seppe rispondere. Io però avevo capito. La situazione era diventata tragica. Carlotta le aveva fatto qualcosa. E le aveva fatto del male. Non poteva più stare con Lucia da sola. Non avendo avuto una lunga paternità, non potrei prendermi cura di lei e controllarle entrambe come si deve. Quindi neanch'io forse potevo stare con Lucia. Cosa potevo fare? Ero disperato e perciò chiesi al direttore il giorno dopo di poter stare un po' con la mia famiglia, ma lui disse di no. Infine assunsi almeno una tata che si occupasse di tutto. E dopo 2 settimane la tata mi disse che in effetti a volte si comportava in modo strano e a volte provava a far del male alla nostra bambina. Scoprì un'altra settimana dopo ancora che aveva smesso con le medicine da tantissimo tempo. In realtà lei non ingoiava quelle pillole, le sputava. Ero sconvolto e c'era solo una cosa da fare: mandarla in un centro dove riabilitarla e aiutarla a riottenere una routine come si deve. Glielo dissi un giorno e la prese bene. In realtà non sembrava triste, ma forse era per via del fatto che la malattia la stava consumando. Fu il giorno più triste della mia vita. Piansi di nascosto per non farmi vedere. Lei non sembrava nemmeno sapere il suo nome a momenti. Stava degenerando e io ero l'unico a poterla aiutare. Così un mese più tardi la mandai. In quel giorno fu veramente triste la separazione. Ma Carlotta non poteva più occuparsi di se stessa e ovviamente nemmeno di Lucia. Intanto avevo ancora una volta cambiato la mia vita. Ho mollato il mio lavoro. Non ce la facevo più in quell'ufficio e volevo vedere mia figlia. Ho cominciato una mia attività online con consulenze e persone che ne avevano bisogno. Insomma, ad oggi sono una specie di commercialista online. Ogni giorno torno a trovare Carlotta insieme a Lucia. Ma sarò sincero, non la vedo migliorata. Anzi, gli addetti al centro mi dicono che non riesce più a distinguere la realtà dal falso, nonostante le medicine, e anche i dottori non hanno buone notizie. Ogni notte piango da solo nel mio letto e mi chiedo se mai rivedrò mia moglie come un tempo. Ma non voglio abbandonarla, voglio Lucia conosca sua madre da grande. È difficile, molto difficile, ma ce la metto tutta, specialmente per lei. Avere una famiglia non è semplice, come avete sentito da questa storia. Ci sono molte problematiche che possono insorgere, ma l'importante è non arrendersi e cercare di mettercela tutta, anche quando il mondo sembra contro di voi.